Ma la cacca e la pipì che facciamo in aereo, dove vengono scaricate? Eh sì, perché è una di quelle curiosità che uno si può chiedere. Quando scarichiamo e c'è quel risucchio, che succede? Viene tutto gettato fuori? Ragazzi, oggi vi portiamo in alta quota per raccontarvi di una questione molto pratica e essenziale, ovvero come funzionano i bagni in aereo. Partiamo col dire che, per fortuna, no, non spariamo, diciamolo in maniera elegante, rifiuti organici in aria mentre viaggiamo in aereo. Oddio, tra gli anni 20 e gli anni 30 il bagno sull'aereo era praticamente un buco, cioè aprivi e vedevi la terra sotto. Ma torniamo al presente. L'unica cosa che effettivamente l'aereo espelle immediatamente è l'acqua del rubinetto, insomma l'acqua con cui ci laviamo le mani. Infatti quest'acqua passa attraverso dei tubi che la riscaldano per evitare che si congeli e la spruzza fuori nebulizzandola. I liquami del WC invece vengono raccolti in un serbatoio che di solito si trova in coda al veicolo e che verrà poi svuotato all'atterraggio. Per spedire i rifiuti lì, il WC dell'aereo sfrutta la pressione dell'aria per creare un risucchio. Come un risucchio? Per capire bene questa cosa, facciamo prima una breve parentesi sulla pressurizzazione, altrimenti concettualmente non capiamo. Noi sappiamo che tra dentro l'aereo e fuori l'aereo abbiamo due pressioni molto diverse, maggiore all'interno e minore all'esterno, mantenendo l'aria all'interno a una pressione maggiore proprio per consentirci di respirare senza problemi. Fuori invece la pressione è minore e l'aria è più rarefatta. Ora, per le leggi della fisica, l'aria contenuta in un ambiente con una certa pressione, quando può, andrà sempre verso un ambiente con una pressione minore. La toilette dell'aereo sfrutta proprio questo principio. Vediamolo step by step. Cosa succede? Io vado in bagno, faccio quello che devo fare, poi tiro lo scarico, per pochi secondi si apre una valvola alla base della tazza collegata al serbatoio e i rifiuti vengono risucchiati. Perché vengono risucchiati? Perché il serbatoio, a differenza della cabina, non è pressurizzato, quindi ha una pressione minore. In realtà, se volessimo essere precisi, non vengono risucchiati, ma vengono spinti dall'aria che passa praticamente dal bagno, dalla cabina, al serbatoio. Cioè l'aria con pressione maggiore in bagno spinge i nostri rifiuti verso l'ambiente con pressione minore, cioè il serbatoio. Con questa spinta arriva anche una parte dell'aria a pressione maggiore che era in bagno, ma viene buttata fuori dal serbatoio attraverso un piccolo sfiatatoio proprio per mantenere il serbatoio a una pressione inferiore rispetto alla cabina. Quindi c'è un sistema che comunque tiene la differenza di pressione. Pensate che questo movimento d'aria può raggiungere 500 km orari, cioè manco una Formula 1. Ma quando siamo a terra, questo giochetto funziona? In teoria non dovrebbe funzionare, ma in pratica sì. Il WC in aereo funziona comunque. Perché? Perché questa differenza di pressione può essere prodotta anche artificialmente, grazie a una pompa, ed è quello che succede. Diciamo che è lo stesso meccanismo che usano anche in aeroporto quando aspirano il contenuto del serbatoio per svuotarlo. E quindi perché non ci fanno andare in bagno durante l'atterraggio e il decollo? Principalmente per la nostra sicurezza. È il momento del viaggio in cui è più facile perdere l'equilibrio e soprattutto nello spazio ristretto del bagno rischieremmo di sbattere da qualche parte. Questo è. Detto tra parentesi, ho visto online che molti si chiedono se tirando lo scarico mentre siamo seduti, non so se qualcuno si sieda in aereo sinceramente, vi siete mai seduti in aereo per fare la popù? Dicevo, c'è il rischio di essere risucchiati? Ragazzi, la risposta è ovviamente no. Cioè, dovremmo creare col nostro corpo una camera d'aria sigillando del tutto la tazza, cosa impossibile perché la tavoletta è sempre rialzata grazie a dei sostegni. Ma comunque in ogni caso il risucchio non è abbastanza forte da spostare una persona che pesa in media 60-70 kg. Vabbè, sono quelle domande bizzarre. No, comunque non possiamo essere risucchiati. Questo sistema del WC a risucchio, che per noi ormai è la normalità, è stato in realtà implementato più o meno di recente sugli aerei, dal 1982. Pensate che sui primi aerei a elica, agli inizi del Novecento, si usavano dei secchi, ragazzi, non sto scherzando, ma dalla fine degli anni 30 fino all'82 sugli aerei civili fu adottato un normale scarico ad acqua, ovviamente misto a disinfettanti, quindi praticamente un sistema come quello di casa. Questo sistema però implicava un consumo maggiore di risorse, perché trasportare l'acqua in aereo per lo scarico
elettrico, significava anche trasportare più peso e quindi usare più carburante. I WC a risucchio invece non usano acqua o ne usano pochissima. Il serbatoio di questi water ad acqua poi era collocato direttamente sotto la toilette, cosa non proprio piacevole per il naso, ma la cosa più assurda è che a volte questo serbatoio aveva delle perdite, cioè usciva questo liquame blu a causa del disinfettante, poi si congelava aderendo alla fusoliera dell'aereo per poi scongelarsi e colare poi via giù. Se ve lo state chiedendo, sì, purtroppo la risposta è sì, ci sono stati casi in cui questa materia blu semicongelata è piovuta su case, macchine e perfino su gente che stava prendendo il sole. Bene ragazzi, spero che questa curiosità simpatica sia stata piacevole. Ora sono sicuro che la prossima volta che tirerete lo scarico in un aereo ci penserete. Non è proprio un'immagine bellissima. Ragazzi, spero che ci penserete anche fuori dal bagno. Io vi do appuntamento al prossimo video sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!